Ciao a tutti ragazzi, in un nuovo video oggi faremo un tutorial su come fare free skate in quarantena. Allora, non abbiamo bisogno di grandissimo spazio perché ci basta veramente poco. Abbiamo bisogno di un gradino, ok? O di qualsiasi altra cosa, faremo proprio gli esercizi un po' particolari. Vuol dire che il free skate si può utilizzare anche dove non c'è un pavimento, perché proveremo a fare dei gradini ma a fare dei trick anche arrivando a saltare nel giardino poi. Quindi il primo trick che farò è agganciare il gradino con le ruote, ok, e metterci un trick. L'obiettivo è provare anche un 360, chissà se me la sento. Quindi 3, 2, 1, via con il trick. Come avete visto, io ho fatto un attacco su questo gradino e già ho fatto un trick. Posso provare anche a doppiare il trick, per esempio. Io addirittura mi avevo un trick triplo, però non ce l'ho fatta fare un giro 180, quindi l'obiettivo è di riuscire anche a metterci un discreto giro, proviamo un 360. Ok, prova il terzo gradino, perché il 360 non viene. Ah, difficile, perché c'è in realtà due agganci, non è molto facile farlo qua su. Un aggressive style si chiama, cioè dovrei riuscire ad agganciare qua e poi girare con un 360 il meglio possibile. E errore. La difficoltà di questo trick è riuscire a centrare bene questa zona per riscendere indietro. Andiamo bene, questo andiamo veramente bene, sono contento. Buona la prima, direi, no? Quelle prime non valgono. Ok, quindi visto ho effettuato un po' di free skate danneggiando anche un po' casa effettivamente, ma queste sono relative. Ma avevo promesso anche di fare un po' di free skate dove non ho possibilità di pattinare, quindi salterò questo cerere, ok, e proverò a tirare nell'erba, quindi non ho posto per atterrare, neanche posto per partire con le spinte in realtà. Andiamoci un 180. Proviamo un 360. Chiuso. Chiuso. Yeah, con questo basta, li voglio portare con me nell'ultimo pezzo. Ok ragazzi, avete visto, questo era un tutorial un po' simpatico, come non annoiarsi in casa. Ho fatto un po' di free skate dove ho potuto, proprio inventandolo sul momento, anche sull'erba addirittura, cercando di farvi strappare a voi una risata e soprattutto però di far passare il messaggio: non bisogna arrendersi, perché comunque sia si può pattinare in qualsiasi posto. Ovviamente non si può pattinare bene in qualsiasi posto, però ecco, si può comunque allenarci lo stesso. Io spero che questo periodo passi il prima possibile, mi raccomando anche voi, cerchiamo di stare tutti alle regole più possibili per poi poter pattinare il prima possibile insieme. Ciao ragazzi, ho in mente un sacco di raduni durante l'estate. Ciao, a un prossimo video.